e si torna sul canale. Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Come cominciare in bellezza il 2017 se non chiudendo una rubrica del 2016, ovvero i video acquisti? Cosa ho comprato a dicembre? Cosa mi hanno regalato a Natale? Lo scopriremo qui e oggi in questo video. Prima di cominciare vi dico che un paio delle cose che vedrete in questo video le ho comprate oggi stesso, infatti sono appena tornato dal Comicsland, meno credo si chiami così. Sì, si chiama Comicsland. Infatti sono appena tornato dal Comicsland di Ferrara, dove, oltre ad aver combattuto con le spade laser assieme a Claudio, aver provato il PlayStation VR ed essermi sbrodolato tutto con la Ramune, ho anche avuto l'onore di incontrare di persone, di poter parlare faccia a faccia con youtubers del calibro di Sabaku no Maiku e Mighty Pirate. Tutto quello che vi ho appena detto e anche di più lo vedrete in un Kuro Trip che uscirà nei prossimi giorni, spero lo guarderete in molti. Adesso cominciamo subito con gli acquisti. Questo mese col Natale, le vacanze e tutto, non sono riuscito a prendere alcuni dei fumetti che avevo in lista, quindi ne vedrete un po' di meno, ma verrete comunque soddisfatti. Fairy Tail New Edition volume 12, numero molto bello con alcune rivelazioni. Che dire, è Fairy Tail, se vi piacciono gli shonen, leggetelo, che vi costa. Detective Conan volume 87, numero carino, non si hanno particolari rivelazioni, ma mi sono piaciuti abbastanza i casi in esso contenuti. Tutto sommato un volume da non buttare via, anche se, come sapete bene, sono un po' seccato dal fatto che Conan non vuole arrivare alla fine. Gintama volume 22, io vi giuro, mi sono quasi pisciato addosso dal ridere con questo volume. C'è una storia stupenda in cui Gintoki e la Yorozuya cercano di fare il sushi. Fidatevi, è una delle storie di Gintama più divertenti che abbia mai letto. Comprate questo volume e leggete Gintama. Fatelo. Black Clover volume 2. Uno shonen che è l'incrocio tra Naruto e Fairy Tail, pieno di stereotipi, di luoghi comuni, di personaggi già visti, eppure mi piace un sacco. Non so neanche io il perché, ma quest'opera mi ha rapito in un modo che poche altre opere shonen erano riuscite a fare da tanto tempo. Quello che ho appena detto non ha senso, ho fatto un po' accompagnare solo in pratica. Può accompagnare solo. Comunque avete capito, compratelo, sono stanco, scusate. Sherlock volume 2, il banchiere cieco, un altro volume identico in tutto e per tutto alla serie. Comunque se volete leggere qualcosa che è identico alla serie ma stampato su carta, ve la consiglio. Alita volume 2, avrei dovuto prendere anche il 3 questo mese ma non l'ho trovato, penso per le ferie, le vacanze, tutti i fornitori magari e quindi ho solo il 2, che dire, serie bellissima che consiglio a tutti, mi piace un sacco, i combattimenti tra robot, la psicologia dei robot, questo è molto molto commovente, soprattutto questo volume qui. Gantz volume 13, robe a caso che però intrattengono, quindi sì. Diciamo che ho un po' svalutato Gantz rispetto all'inizio, se guardate i miei primi video acquisti vi dirò che è scritto da Dio, che è uno dei manga meglio scritti che abbia mai letto, in realtà alla fine non ha continuato su quel filone lì, non si è rivelato quello che all'inizio voleva essere. E un po' mi dispiace, ma è comunque una serie abbastanza divertente da leggere, se vi piacciono i seinen. Attacco a scuola coi giganti volume 5. Uno shonen parodico dell'attacco dei giganti, riuscito veramente bene con una comicità tipica giapponese, che mi ricorda un po' Gintama e quindi non può non piacermi. Se vi piace l'attacco dei giganti e volete farvi due risate sulle cose forse prese un po' fin troppo sul serio che ci sono nel manga, questo fa per voi. Approfittando del Natale mi sono fatto regalare gli ultimi 4 volumi che mi mancavano per completare Monster e dopo averli finiti di leggere vi posso dire con certezza che Monster è decisamente l'opera manga più bella che io abbia mai letto. Recuperatevela assolutamente perché penso che non possiate definirvi esperti lettori di manga finché non avete letto Monster. Davvero fatelo, fatelo, lo dico per il vostro bene, perché se non lo fate vi perdete qualcosa di fenomenale. Anche questo mese scarrellata di Marvel. Invincibile Iron Man volume 8, mi sta piacendo sempre di meno questa serie, peccato perché era partita bene, ma Capitan America volume 8, con un plot twist alla fine che ti fa cadere palle, braccia, occhi, di tutto, veramente. Sono molto curioso in compenso di vedere cosa succederà nel 9,
ma ti spiazza veramente tanto. Se anche voi avete letto questo volume saprete di cosa parlo. Deadpool volumi 15 e 16, bella serie, sempre bella, non so che altro dire. Avengers volumi 15 e 16, la serie principale mi piace, tutte le comprimarie mi fanno un po' schifo. Amazing Spider-Man volumi 15 e 16, stupenda, veramente bellissima questa serie. Insieme a Deadpool direi che è la mia preferita della nuovissima Marvel. Tutti lo volevate, tutti l'avete chiesto. Civil War 2, 0. Cosa ne penso? Com'è per me Civil War 2? Non lo so, perché non l'ho ancora letto. E comunque credo che finché non avrò letto l'intera miniserie, mi asterrò dal dare pareri. Ci farò probabilmente un video più impegnato una volta finita. In regola il video acquisti sarebbe finito qui, ma ho due acquisti a tema Pokémon che ci tengo a farvi vedere. Questo l'ho comprato oggi, è Pokémon Stadium con scatola, manuale di istruzioni, foglietti, transfer pack e ovviamente cartuccia per Nintendo 64. Era da molto che cercavo questo gioco e anche grazie al Claudio che oggi mi ha un po' incoraggiato a comprarlo, mi sono deciso e non me ne pento. Penso che stasera me lo giocherò. L'altro acquisto a tema Pokémon, potete ovviamente immaginarlo, è Pokémon Sole. Ultimamente sono molto attivo su questo gioco, quindi se anche voi magari avete Pokémon Sole o Luna e volete fare una lotta con me, uno scambio, eccetera, lascio il mio codice amico qua giù in descrizione. Bene, questo video acquisti di dicembre termina qui e così termina anche la prima stagione, se così vogliamo chiamarla, di video acquisti. Da gennaio partirà la seconda con una nuova miniatura, ma quello che troverete sarà sempre la stessa cosa. Me che senza un copione o niente di scritto mi rivolgo a voi e vi faccio vedere quello che ho comprato, cosa che finora mi pare vi sia sempre piaciuta. Il video finisce qui, commentate, iscrivetevi e lasciate un bel like per sostenermi. Arrivederci a tutti e al prossimo video. Ma quindi tu mi stai dicendo che devo ricollegare il Nintendo 64? So neanche più dov'è la cavistica.